Le cose che non dici, di Yuki 21. Capitolo 10. Musica. Oggi la mia musica urla. Riesci a sentirla, Sasuke? Reika. Seconda interrogazione di informatica superata. Quando il sensei ha detto che mi confermava la sufficienza, volevo gridare al miracolo. Ho intravisto Sasuke e sorridere soddisfatto. Chiaramente il sensei Tanaka gli ha fatto i complimenti in quanto è evidente che il suo programma di recupero funziona. Sarebbe corretto ed educato da parte mia ringraziare Sasuke di persona, ma vorrei evitarlo il più possibile, almeno oggi. Temo voglia parlare di quello che è successo ieri e non sono pronta per affrontare l'argomento. Ormai ho quasi recuperato tutte le lacune con le materie scientifiche e questo vuol dire che le lezioni di recupero stanno per terminare. Odio ammetterlo, ma questa cosa mi rattrista. Sasuke è un ragazzo calmo e discreto. Il suo silenzio riesce a rilassarmi e penso che mi mancheranno i momenti passati da sola con lui, per quanto stiano prendendo una piega inaspettata. Adesso abbiamo 2 ore di educazione fisica che non intendo fare. Non ho lividi recenti né altre ferite, ma non ho voglia di stare con le mie compagne ad ascoltare pettegolezzi. Ultimamente alcune ragazze non facenti parte della mia sezione hanno iniziato a chiedere in giro se fra me e Kawashima c'è qualcosa. Una in particolare, una certa Naoko Matsuda, sembra essere incazzata nera a causa del tempo che passo con il suo idolo. Questo tipo di persone le trovo insopportabili. Se Sasuke le piacesse tanto, dovrebbe dirglielo e basta. La paura di essere rifiutati è più che legittima, ma essere considerata una vigliacca è ancora peggio. Se vuoi qualcosa, devi tentare anche a costo di rimanere ferita. Spero che quella tipa mi stia alla larga il più possibile. Essendo una compagna di classe di Roshi, non posso evitarla saltando la lezione di educazione fisica. Ho giustificato la mia assenza con un improvviso mal di testa. La professoressa Rin mi ha detto di rimanere in infermeria per riposarmi, ma io non ho intenzione di obbedire. Quindi me ne vado nell'unico posto che mi rende davvero felice in questo edificio, l'aula di musica. A quest'ora non c'è lezione, pertanto potrò suonare il pianoforte della scuola in tutta libertà. Fino ad oggi, anche durante le lezioni supplementari, ho limitato la pratica il più possibile, concentrandomi sulla teoria. Il sensei Oda mi dà carta bianca durante la musica. Mi ha sentito suonare ben poco in realtà, ma dice che la mia arte è di un'espressività disarmante e che devo sentirmi libera di esprimerla come e quando preferisco. Io credo solo che suonare sia l'unica cosa che so fare bene e che, non riuscendo a fidarmi di nessuno, non sia ancora in grado di esprimere me stessa davanti ad un pubblico. Sarebbe come concedere una parte di me, la più sincera, a degli estranei. Ma adesso che sono sola, posso sfogarmi quanto mi pare. Così mi godo per prima cosa il silenzio di questa grande stanza. Apro poi la finestra per far entrare aria. È giugno inoltrato e a Tokyo fa caldissimo. Mi siedo e scopro i tasti. Non userò spartiti così da non lasciare tracce del mio passaggio. Ci penso su e quando sono pronta inizio a suonare una mia composizione. La mente si rasserena, gli occhi si richiudono. Il mondo al di fuori della mia musica sparisce ed io mi sento in pace. Hiroshi. Mi sono preoccupato quando ho visto Reika scendere in palestra con le altre ragazze della sua classe. Così mi sono avvicinato ad Aiko, che mi sembra la più tranquilla e discreta di tutte, e sono andato a chiedere se le era capitato qualcosa. Lei gentilmente mi ha spiegato che Rei-chan non si sentiva bene a causa di un improvviso mal di testa e che quindi avrebbe saltato la lezione. All'inizio sono stato tentato di andare in infermeria a vedere come stava, ma poi, passando per il cortile, ho sentito una melodia a me nota provenire dall'aula di musica e mi sono rasserenato. Mi sono fermato qualche istante in cortile ad ascoltarla quando sono stato raggiunto, aggiungerei mio malgrado, da Saito e Kawashima. Ciao Hiroshi, come va? Tutto bene, Ryokun. Partecipate anche voi alla partita di calcio? Sì, come sempre. Avanti Sasuke, andiamo in campo. Facciamogli vedere chi siamo. Aspetta un attimo, Ryo. Sasuke ha alzato lo sguardo verso l'aula di musica e dentro me ho avvertito una piccola fitta di dolore. Non credevo di essere talmente geloso di lei da non sopportare nemmeno che un altro l'ascolti mentre al pianoforte. Reika ha sempre suonato per me ogni volta che gliel'ho chiesto. Negli anni l'ho vista piangere mentre le fasciavano le mani pestate a sangue da quel bastardo di suo padre. Una volta in particolare lui gliele aveva schiacciate proprio col copritastiera del pianoforte mentre lei si stava esercitando. Io l'ho portata in ospedale e lì abbiamo raccontato l'ennesima balla. Se le ha schiacciate abbassando la serranda del garage. Quelli non hanno fatto domande.
Quando firmo dei documenti con il mio cognome, vista l'importanza della mia famiglia, non si fanno mai domande. L'hanno curata e rispedita a casa. Nonostante non si fosse rotta nessun osso delle mani, è stata per un mese senza suonare. Temevo smettesse per sempre, ma quando le chiesi di suonare qualcosa per me, lei lo fece subito. Ed ora osservo il ragazzo che ieri si è permesso di abbracciarla e baciarla, il tipo che ha toccato il mio tesoro più grande ed ho solo voglia di dargli un pugno. Questa musica è bella. Chi è che usa il pianoforte a quest'ora? Eh? Hai ragione, Sasuke. Per essere roba classica non è niente male. Davvero, chissà chi è che suona. È Ray Chan. In realtà non volevo comunicarglielo, ma l'arte di Reika ha il suo nome. E io sono fiero tutte le volte che penso che è lei a creare questa magia. King, quando ha saltato l'ora di ginnastica per andare a suonare? Sì, Kawashima, proprio così. Ti sarei grato se evitassi di farlo presente alla professoressa Rin, visto che ufficialmente Reika ha un gran mal di testa e quindi in questo momento si trova in infermeria. Sasuke mi fissa con un'aria di sfida. Probabilmente immagina che io sia al corrente di ciò che c'è stato ieri tra loro due. Mi chiedo se Corrio è stato sincero quanto lo è stato Reika con me. Non preoccuparti, io non faccio la spia. Non sono un infame. È molto brava, ma immagino che tu ne sia consapevole più di tutti noi. Del resto tu la conosci davvero bene, King. Sì, la conosco bene. È la mia migliore amica. Già, è un concetto che mi ha ribadito proprio ieri. Mi domando dove vuole andare a parare. Continuo ad osservare nella direzione da cui proviene la musica ed io mi sto innervosendo sempre di più. Intanto l'esecuzione di Reika va avanti ed è meravigliosa. Anche Ryo, che di classico nella sua vita non ha mai ascoltato nulla, ne sembra rapito. Rimaniamo qualche altro istante tutti e tre ad ascoltare quando un ragazzo ci avvisa che il professore Asura ci cerca per iniziare la partita. Ryokun aspetta che Sasuke si muova e quest'ultimo si volta a guardarmi con la stessa aria di sfida di prima. Fammi un piacere, Hiroshi. Terminata educazione fisica, la mia classe non ha più lezione. Ed io e questo scemo abbiamo gli allenamenti, quindi non credo che incontrerò Reika. Dovresti darle un messaggio da parte mia, o se preferisci, puoi sempre darmi il suo numero di cellulare, così che la possa contattare più tardi. Mentre mi dice ciò sorride divertito. Ormai è più che evidente che la vuole. Se non ti ha dato lei il suo numero, non vedo perché dovrei farlo io. Dimmi il tuo messaggio e io glielo riferirò. Ok, dille che la lezione domani salta, perché l'aula 107 è occupata per un altro corso. Se vuole, può venire a casa mia e le spiego tutto ciò che le serve per il compito di domani. L'indirizzo può chiederlo a Ryo. Io non vengo a scuola domani mattina, quindi se le interessa la sufficienza per il compito di matematica, può venire da me subito dopo le lezioni. Rimarrò a casa ad attenderla. Bastardo. Tra oggi e domani non posso aiutarla a studiare, perché ho lezione d'arte e devo anche vedermi con l'insegnante della medesima materia. Reika ha bisogno di quelle ripetizioni. So che è un compito importante quello che deve fare. Così l'ha incastrata per bene, obbligandola ad andare da sola a casa sua. Vorrei dire di no e basta, ma poi ripenso a come anche in passato Reika si sia fatta rispettare anche da ragazzi più grandi di lei, per esempio con Akira. Va bene, dopo le riferirò il tuo messaggio. Kawashima? Sì? Comportati bene con lei, o te la dovrai vedere con me? Davvero? Io non credo e comunque non capisco di cosa parli. In fondo le sto facendo un piacere a fare lezione nel mio tempo libero. Mi allontano da lui e mi dirigo verso il campo di calcio. Ryo mi raggiunge mentre Sasuke cammina lento, come a volersi allontanare il più tardi possibile dalla musica di Reika. Non avresti dovuto dirgli di fare il bravo con lei? Perché dici questo, Ryokun? Perché se prima era solo curioso, adesso per lui diventerà un'ossessione. Cosa? Conquistare la tua amica e fartelo sapere. Perfetto. Dopo dovrò fare due chiacchiere molto serie con la mia Ray-chan.